Nell'ultimo video Zerbian Papi mi aveva raccomandato di non fare cazzate. Non farti arrestare, come è successo l'ultima volta, non prendere denunce, non picchiarti, non tornare con denunce di abusi. E visto che la casa nei giorni precedenti era messa in queste condizioni... Vieni a vedere il camerino. Ma anche ieri era così, eh? Guarda lì, zio. Cade l'acqua dal condizionatore. È la stessa cosa che avevamo nella bucaresta, ricordi? Perché siamo arrivati qui da un minuto e ci sono già 200 problemi. No, il modem nell'acqua no, zio. Il modem nell'acqua no. È arrivato il proprietario. Nessuno. Ma diciamo che le cose non sono proprio andate per il verso giusto. Siamo in autostrada con cinquantino, ho fatto una cazzata. E infatti dopo tutti i problemi che ci sono stati con la casa, l'avventura continua. Mamma mia, ragazzi, incredibile. No, assurdo, assurdo. Guarda. E visto che non avevamo un mezzo per muoverci, abbiamo affittato degli scooter. Adesso vi faccio vedere il bolide che ho preso. Eccolo qui, 150.000 cavalli, 270.000 km orari e soprattutto con un listino prezzo di 30.000, ragazzi. L'abbiamo affittato. Scherzo, costa tipo 5 euro, uno scooter di merda. È quello che costava meno, il più economico. Ma come mi sta il casco? Ti dico solo che sono andato tipo così la rimorchi in una maniera clamorosa. No, serio, guarda, sembra un botto di uovo di Pasqua. Spero che almeno faccia i 100 orari, te lo dico già. Mica frari, guidare uno scooter dopo non so quanto tempo. Che emozione. Una vita. Vedi di non far cazzate allora. Ragazzi, questa è la velocità massima, siamo ai 20 km orari. E con lo scooter andiamo subito a fare la spesa perché non volevamo mangiare tutti i giorni fuori. Questa è la situazione, io sto scegliendo le birre. Sto scegliendo tra una vasta quantità. Samu invece sta scegliendo... Bevi. No, è per io Alex. Sono frutta, raga, e non sto scherzando, ho comprato la frutta. Mi sento veramente cazzo. Persona brava, diligente. No, Fra, ma come faccio a portare in moto queste robe qui? No, Bruno, è impossibile, è impossibile. E il problema è che abbiamo queste cose qui, dobbiamo andare a casa. Ma chi è l'idiota che mette un motorino qui? Ah, cazzo, ma è il nostro. Come portiamo le cose? No, però sul serio, come portiamo? Ci penso io. E se lo lasciamo qui? Ma sei fuori di testa, ho fame. E finalmente arriva il proprietario per risolvere tutti i problemi che c'erano. Tra l'altro c'è un problema, nel senso che non riusciamo a chiudere la porta. La porta che non si chiude. Questo qui è pieno, raga. Oh, attenzione. Nessuno. Siamo 30 secondi. Ma no, ma non era voi, perché era zero? No, che quando andava sull'acqua calda si fermava l'acqua. Ti ricordi che ieri mi sono sciacquato la testa nel lavandino? Io te. La salamagna è alto di temperatura. No, zio, ieri non era così, non no, dire. Ieri non era così. No, no, abbiamo fatto... No, allora, aspetta, forse perché stavano togliendo l'acqua, quindi entrate in moto, la notte grave, utilizzando la entrambe, poi e giù. Ecco perché. Guarda cosa è successo al mobile, zio. Non abbiamo detto al proprietario che c'era il mobile rotto e Alex l'ha scoperto esattamente in quel momento. E mi sa che la caparra di 200 euro non la rivediamo. Questo è il problema più grave. E questo è il problema del mobile, che se no ce lo fa ripagare. Ma non so come ha fatto Samu a staccarlo. Ah, beh, l'ho piazzata. Il sistema? Oh, sì, Samu però non toccarlo più, fra. K aveva gli orari completamente sballati e infatti siamo andati in discoteca e mentre tutti ballavano lui dormiva. E dato che anche la sera dopo volevamo andare in discoteca, abbiamo fatto delle prove di rimorchio. Io sono una tipo che mi devi rimorchiare, vai. Ehi, baciami, stronzo. Non voglio. Non andate a buon fine. Andiamo a mangiare, torniamo dal ristorante e vediamo la luce che si accende e si spegne. Ti giuro che ho visto la luce che si spegne e si accende e si spegne. L'hai visto anche tu oppure no? Sì, ma dove andare al bagno? Qua, sì. La casa era infestata, nessuno di noi aveva il coraggio di entrare. Infatti guardate che roba assurda è successa. No, ragazzi, c'è un guanto a zero di problema. Ma l'hai visto anche tu per davvero? Fra, no? Non sto scherzando. L'ho visto anch'io. No, raga, non scherzo che l'ho visto su. Uscite con le madri in alto. Fermo, prima di continuare il video controlla di essere iscritto al canale. E se non lo sei, fallo subito. Vieni entra te. Ragazzi, se non uscite mi culo la sedia, ve lo giuro. Entra te. Fra, mi sono cagato così addosso. Ma raga, ma perché c'è una pentola attaccata al soffitto? Un orologio. Porco duro. Dai raga, qualcuno che entri, sincero. Zio, se mi sono cagato addosso così tanto vuol dire che... L'hai visto anche tu. Ok, le cose sono due. O è saltata la luce in tutto il quartiere, considerando che quella luce lì continua a saltare. Guarda, lì c'è il lampione. Com'è? Ah raga, ok, quel lampione lì è spento. Ok, ho capito che è successo, è saltata la luce nel quartiere. Ma ora, proprio adesso? Sì. Però raga, è incredibile, io sono certo di aver lasciato comunque la luce del bagno accesa. Vedi. Avete visto? La luce continuava ad accendersi e spegnersi, ma non c'era nessuno di noi dentro casa. Vedi? È saltata la luce. No, raga, è assurdo. Buono. Allora, considerando che nessuno di noi sta entrando. Schiaccia il campanello. Dai, raga, porco. Dai, raga, ma è surreale sta roba qui, zio. No, ma veramente? Allora era un campanello. Eccolo. No, raga. E sentivamo anche delle voci, per quello siamo scappati tutti. Raga.
Vaffanculo, raga. No, sta casa di me. No raga, qualcuno ci sta facendo uno scherzo. Non ti prendo per il culo. Codias, bro, frate, mi sto cagando. No raga, era corrente. Ma ora la porta si chiude. Fa il Mac, fa il culo di Sardegna, fa il portafoglio, raga, do fuoco alla casa. State zitti, raga. Ma raga, ma cioè, ci rendiamo conto che è surreale sta situazione? Proprio. No, raga, è surreale. Scusami. Sto parlando al telefono perché pure io voglio riaccendere la luce. Un secondo. Ci ha visto uno con un bastone della scopa fuori. Per fortuna la casa era vuota. Era soltanto un problema dell'elettricità in tutto il nostro quartiere. Entriamo, raga. Entriamo. Andate in bagno. Camera 1, a posto. Non c'è nessuno? Boh, raga, non c'è nessuno. Con due. No. Pensate se succede mentre siamo ora noi dentro. E ovviamente andiamo in discoteca. Guardate qua! Fate vedere come fanno i veri fidanzati. Un bacio! Wow! Bella. Io sto cercando un ragazzo! Senza trovare nessuna ragazza. Raga, stop, non avete capito? C'è un grandissimo problema. Torniamo a casa dalla discoteca senza le chiavi. Qualcuno le aveva perse. Abbiamo perso le chiavi di casa. Non sto facendo il video perché non ho registrato. Stop. Non ce li ho io per davvero. Non ce li ha nessuno di noi. Guardami la tasca, ma che cazzo? Oh, ve lo giuro che non c'ho io le chiavi per davvero. Avevo chiuso io. Però avevi dimenticato una cosa. Ok? E ti faccio ok, che tornate indietro. E hai preso le chiavi. No, gli hai dato le chiavi, zio. Sì, gli ho dato le chiavi. Questo è stato l'errore più grande che abbiamo fatto. Se vero, ce li avevo io, porco due. È da me per andare le chiavi, ma non da me chiudere la porta questa qui, zio. Mi sembra molto strano. Ma non c'è una finestra aperta? No, ma c'è. Ok, ma c'è starete qui, zio. Cioè, ragazzi, siamo rimasti chiusi fuori, abbiamo perso le chiavi. L'unico modo per entrare era quello di entrare dalla finestra. Ok, quindi dovremmo entrare dalla finestra. Dobbiamo entrare da qui, raga. Vabbè, avranno una coppia delle chiavi, re. Vai. No, zio, mi sono staccato le palle. Vai. No, zio, assurdo. E alla fine si è scoperto che le chiavi le aveva Alex. Era stato lui a nasconderle per tutta la serata. Vai. Arrivo. Dammi la mano. No, raga. Che casino. Io volevo il mio letto e l'ho ottenuto. Non ho avuto io le chiavi. Non sbatto. Niente, non facciamo. Madonna, Matteini! Raga, ma perché quando dormiamo parte sta roba? Dopo tutti questi problemi volevamo dormire in pace, ma c'era Alex che non voleva lasciarci dormire. Infatti metteva con la cassa delle canzoni strane mentre dormivamo. Dai Ale, non gli sta cazzo di cassa, fra. Il richiamo della preghiera. Stiamo per andare a dormire, raga. Siamo sempre pieni di fica. No, raga, riparti. Ma perché quando torniamo ci sono sti rumori? No, zio. State attenzione al richiamo della preghiera. Quindi decidiamo di andare a casa, ma per sbaglio Google Maps ci fa andare in autostrada. Eravamo con un motorino cinquantino che andava massimo ai 50 km orari, per sbaglio in autostrada. Siamo in autostrada con cinquantino, ho fatto una cazzata. No, raga, siamo in autostrada con la pioggia. Ma che cazzo, raga, non fatto, abbiamo sbagliato. Vogliamo uscire dall'autostrada il prima possibile, fra, il prima possibile. Che stronzata abbiamo fatto, raga, ma non l'abbiamo fatto apposta, dalle mappe non si capiva. Siamo tutto il tempo sulle corsie di emergenza. Raga, non possiamo uscire, cioè non ci sono uscite qua in questa autostrada. Quando quel cazzo di coso ci ha colpito. Raga, ci hanno spostato lo specchietto in galleria. Stavamo cercando di uscire alla prima uscita che potevamo e raga, abbiamo rischiato tantissimo. Raga, la stronzata più grande, vi giuro, una cazzata così grossa non l'ho mai fatta, raga. Mai fatta, non abbiamo visto. Ci è passato il camper vicino, non stavo reccando e ha preso questo specchietto qui, raga. Il camper ha preso lo specchietto. Eccolo qua, guardate, vedete? Mamma mia, raga, un centimetro più avanti e cadevamo. Oh, ma io non ho più vivo.